Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a parlare di un argomento a me caro. Allora, io di solito non mostro quello che faccio nella vita privata, quindi per dirvi, la sinistra non deve sapere quello che fa la destra, non mi piace mettermi in mostra in prova alle povere. Però quello che vi voglio far vedere è quello che di solito faccio nella mia vita privata, giusto per farvi capire che certi temi interessano anche a me. Non sono un animalista né un ambientalista, mi rendo solo conto che siamo responsabili del pianeta dove abitiamo. Con le azioni che faccio ogni giorno non penso di cambiare il mondo, non lo cambierò mai perché non dipende direttamente da noi, dalla nostra volontà. Però possiamo fare sempre qualcosa per migliorare la vita altrui, in questo caso parlo della vita degli animali. Allora, abitualmente, come potete vedere dal video, io in macchina ho del cibo per cani e dell'acqua, quindi quando vedo dei randaggi per la città, anche dove lavoro, mi fermo e do qualcosa da mangiare a questi poveri animali sfortunati. Ma di solito faccio anche qualcosa in più, come potete vedere anche dal video che segue. Ragazzi, mi trovo sempre io nei guai, questo è un caso da Greenpeace. Allora, nel girovagare per il paese ci siamo imbattuti in questo qui è un esemplare di civetta alias anche gufo. Vedete, è molto vivace, penso che sta bene. Beh, si sta gonfiando perché per lui io rappresento una minaccia. Vabbè, adesso lo rimetto di nuovo a posto per farlo stare tranquillo. Gli abbiamo dato, vedete, si muore, comunque penso che sta bene. Abbiamo chiamato carabinieri, protezione civile, un po' di gente, ma al momento non mi risponde nessuno, anche perché forse oggi è sabato. E niente, l'unico contatto che sono riuscito a trovare alle 17:17, dopo quasi mezz'ora di chiamata, mi ha risposto qualcuno e hanno detto che forse verranno qua stasera. Per intervenire e portarsi questo animaletto selvatico. Spero di mantenerlo in vita fino al loro arrivo. Gli ho preparato della carne di pollo crudo, perché da quello che ho visto su internet mangiano solo carne cruda, ma quando è vivace, però è bellissimo. Ah, reagisce pure, dai. Vabbè, meno male che, dicendo su internet che mi piace vedere questi video, ho visto il metodo migliore per portarli. Infatti mi sono adeguato di guanti adatti e in pratica l'ho immobilizzato accarezzando sulla testa, così mi avrebbe, infatti lo vedete, se io mi avvicino fa swat swat, minaccia. Va benissimo, aspetti soccorso e poi vi faccio sapere. Allora, è l'ora della pappa, gli devo dare un po' da mangiare prima che arrivino i soccorsi. Allora, come devono essere alimentati, almeno questo visto internet, questo è pollo macinato, avvicinati alla bocca con la pinza, ecco qua. Ho mangiato pochissimo. Aspettate. Ecco qui, poi gli do un altro po', scendiamo un po' la luce che qua non si vede niente. Eccoci qua, sì. Gli gusta. Certamente non è quello che di solito mangiano insetti, topi. Io non ho topi da dargli, quindi si deve arrangiare con questo, che è pollo. Ovviamente è diffidente. Allora, mi hanno contattato sia i carabinieri per dirmi che hanno preso loro in carico questa situazione. Adesso lo pulisco, mi si può un bimbo, un babbo,
un bebè. Comunque mi hanno chiamato i carabinieri e adesso mi hanno contattato la protezione animali di Teano. Fra un'ora staranno qui per prendere Michael. L'ho chiamato Michael, prima l'ho chiamato Coso. Michael, hai gli occhi di Michele, guarda, Michele, guarda, guarda, Michele. Ciao Michele, hai il tuo doppio gang. E ciao Cipolla. Ti do la pappa. Allora, diamoci la pappa. Tieni. Ok, alla fine questa avventura si è conclusa in modo positivo, anche se in tarda serata è arrivato quello che è un veterinario di un'azienda sanitaria di Teano. E infatti non riesco a capire come mai da così lontano, e non c'erano veterinari più vicini che si occupassero di prendere questo caso in considerazione. La cosa un po' buffa è stato il fatto che il veterinario ha voluto prima vedere l'animale, evidentemente forse aveva qualche dubbio sulle mie capacità di capire se un animale era selvatico o meno. Forse aveva preinteso, pensava che avessi preso un gufo per un piccione. Vabbè, comunque sia, dopo aver visto l'animale, ha fatto la foto, abbiamo richiuso lo scatto, gliel'ho consegnato e lui ha provveduto a prendere le dovute precauzioni. Di solito, per prassi, l'animale viene curato e poi dopo un certo percorso viene messo in libertà. La cosa straordinaria, assurda, è che io abito in una città dove questi sono animali non tipici del luogo. Infatti è stato anche lui perplesso quando ha visto questo specifico rapace. Questo qui appartiene alla famiglia dei rapaci, che nella zona dove abito io non ci dovrebbero essere. Adesso o è qualcuno che li ha allevati e questo qui è scappato da questo allevamento, oppure malauguratamente fosse per il forte caldo, perché era un periodo che faceva molto caldo, la femmina di questo tipo di razza, di questa civetta, si è andata a mettere un buco, ha fatto lì alla cova e ha fatto nascere lì i pulcini. Vabbè, alla fine è importante che la cosa è andata per il meglio. Vi raccomando, quando potete fatelo, non prendetevi animali selvatici in casa, perché sono una responsabilità, anche perché gli animali selvatici in casa non possono stare, il loro ambiente naturale è lo spazio aperto. In casa c'è tanto avere un cane e un gatto, che anche loro hanno bisogno di spazi che non sono quelli domestici, perché sono animali comunque anche loro che sono adattati alla nostra vita domestica, ma sono comunque animali che prima erano selvatici. Quindi vi auguro a voi una buona giornata e vi raccomando, lasciate un like.